Sfere incontra Riccardo Previdi qui al Salone del Mobile per la Nike. Raccontaci un po' queste strutture, queste piramidi particolari che hai creato tu col tuo gruppo. Sì, dunque il lavoro si chiama Super Stadium e collega il nostro nome Super al nome di questo spazio, che vuole essere uno spazio aperto in cui Nike presenterà o farà succedere delle cose. Per questa ragione siamo stati interpellati, perché abbiamo altre volte lavorato in contesti in cui l'interazione col pubblico, con la gente, con lo spazio pubblico era richiesta e importante, e per questo contesto, per questa situazione abbiamo immaginato tre piramidi. Le piramidi sono in qualche modo una figura riconoscibile, iconica, così come altre strutture che Super ha realizzato, facili da ricordare, ci rappresentano. Super è composto da tre persone, tre individui, di cui Patrick Tuttofuoco, Massimiliano Buvoli e io, Riccardo Previdi, facciamo parte. Da qui la forma triangolare, che è anche una forma che si riconduce al numero 3, che è il nostro numero, ma che è anche il numero minimo indispensabile per avere un gruppo. Non un'unità, non un duo, ma appunto un gruppo, un'unità in cui un elemento, quello del gruppo, in cui può esistere una maggioranza e una minoranza. E questo è il nostro modo di lavorare, quindi su alcune cose siamo d'accordo, su altre no, ma c'è sempre una maggioranza che è poi quella che determina le scelte che facciamo. Ecco, tra l'altro in questo momento ci troviamo proprio all'interno di una delle piramidi, lo diciamo perché sennò avremo un colore un po' particolare, sì, almeno sì. È meglio dirlo. Per quanto riguarda invece il fatto di creare installazioni per il salone o comunque per altri eventi legati a brand di un certo tipo, ecco, secondo te c'è un'apertura maggiore dei brand anche a livello artistico e magari anche a livello web, perché immagino che tu comunque navighi e utilizzi parecchio internet. Qual è il tuo parere in merito? La nostra è la prima esperienza che facciamo con un brand. Fino adesso ci siamo mossi in contesti più vicini al mondo dell'arte contemporanea. Tutti noi oltretutto lavoriamo, operiamo come artisti individualmente, e quella di Super è un'esperienza che ci lega da quasi 10 anni, più aperta rispetto a quello che è il nostro profilo personale, e quindi più incline anche a confrontarsi con situazioni ibride come questa in cui ci troviamo. Non abbiamo nessun pregiudizio riguardo alla possibilità di lavorare anche commercialmente con un brand come in questo caso, a patto che vengano preservate e mantenute alcune regole che sono indispensabili per realizzare le nostre forme, i nostri concetti. Perfetto, allora buon Salone del Mobile a tutti e buon divertimento. Grazie, altrettanto.